È una tragedia che ci deve far riflettere e agire. Abbiamo una responsabilità sulla comunicazione culturale. Sono le parole del sindaco di Fano Massimo Seri, che questa mattina ha aperto la conferenza stampa dedicata al ciclo di appuntamenti organizzati in occasione del 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un fenomeno che ha colpito la nostra comunità e che va condannato non solo a parole ma anche con i fatti, ha ribadito Seri riferendosi al delitto di Anastasia, la 23enne ucraina uccisa a coltellate dal marito prima di chiudere il cadavere in una valigia e abbandonarla in un campo nella zona di Belgatto. Alla giovane, domenica 20 novembre, verrà dedicata una fiaccolata nel centro storico di Fano. Oggi la mamma e la sorella sono arrivate in città e verranno ospitate gratuitamente in un appartamento messo a disposizione da una persona che preferisce rimanere nell'anonimato. La presenza dei familiari sarà necessaria anche per sbloccare l'autopsia da eseguire sul corpo della 23enne, un esame al quale potrà assistere un consulente di parte. Il giorno dei funerali non ancora stabilito verrà proclamato lutto cittadino. Due le motivazioni che l'hanno spinta ad adottare questa decisione, sindaco? Questa è una tragedia che deve essere condannata e non si può essere insensibili, quindi il lutto è un voler richiamare con forza, oltre ad essere vicini ovviamente nel dolore. Il secondo messaggio che vorrei lanciare è che Fano è una città accogliente. Anastasia è arrivata fuggita dalle armi della guerra e poi è stata vittima delle armi di quello che si può dire neanche chiamare compagno, perché un compagno non usa le armi nei confronti della propria amata, ma che vuole essere una città accogliente, che è accogliente con tutti, se si è qua da un giorno o da cinque generazioni. In una famiglia, quando c'è un momento di dolore, si perde un proprio componente, il lutto lo si vive insieme. Ecco, Fano ha perso un suo componente perché Anastasia era parte integrante della nostra comunità e la comunità tutta vuol vivere un momento di lutto. Ha lanciato anche un appello per il momento di raccoglimento in piazza. Anastasia amava la musica, suonava il pianoforte e sarebbe bello che quando ci si ritrova in piazza ci fosse una persona che magari suona qualcosa con un pianoforte. Sarebbe, penso, Anastasia gradirebbe. Con questa iniziativa, poi aggiunto l'assessore Cucchiarini, vogliamo dimostrare la nostra vicinanza alla famiglia d'origine e a tutti coloro che a Fano hanno condiviso con lei parte del percorso di vita. Anche un appuntamento per la città, perché la città ha vissuto un lutto che dobbiamo anche elaborare insieme, per cui ci vediamo domenica al Pincio alle ore 17:30, punto di raccordo per accendere le candele, per distribuire i portacandele e poi da lì partire lentamente e silenziosamente alla volta di Via Arco d'Augusto, girando poi per Corso Matteotti ed arrivare in piazza 20 settembre per un momento di preghiera, e vediamo se, come ha chiesto il sindaco, riusciremo anche ad avere un po' di musica del pianoforte che Anastasia suonava e che adorava. La cittadinanza è invitata a portare una candela, noi distribuiamo i portacandela nei limiti, ne abbiamo comprate diverse centinaia, però ne distribuiremo un po', quindi le candele poi che avanzeranno, che non saranno anche quelle consumate, verranno poi raccolte e donate all'associazione ucraina di Fano, che fa una raccolta cera per rifonderle e fare le torce da mandare in Ucraina, perché ci sono molti paesi in guerra appunto che sono completamente senza elettricità, per cui ci sarà anche questa doppia funzione. Luana, tra le varie iniziative è partita anche una raccolta fondi? Sì, in collaborazione con l'ente pubblico, su richiesta dell'assessore Cucchiarini, come Caritas diocesana ci siamo resi disponibili per fare da connettore a questa raccolta fondi per l'iniziativa della fiaccolata di domenica per Anastasia. Quindi tutte le persone che si rendono disponibili a una donazione potranno trovare sui nostri social e sul sito di Caritas diocesana il nostro IBAN e con la causa raccolta per Anastasia, e ovviamente tutti questi fondi verranno poi utilizzati per le necessità che verranno individuate insieme all'ente pubblico.